Ci troviamo in via Bologna, davanti alla sede della UIL. Qui qualche giorno fa un gruppo di circa 30 autonomi ha aggredito nella notte una pattuglia della Digos che era intervenuta proprio in questo punto per fermare due persone che stavano imbrattando i muri. Che cosa è successo? Che insomma c'è stata anche una colluttazione, sostanzialmente un'aggressione, due agenti sono rimasti feriti. Una ferma presa di posizione nei confronti dei rischi che corrono gli agenti in questi casi e anche della situazione che c'è qui in zona barriera di Milano e del SIAP, il sindacato di polizia. Pietro Di Lorenzo, segretario provinciale. Allora, questi due suoi colleghi si sono trovati, diciamo, circondati. Com'è andato quel fatto? Sì, diciamo che la ricostruzione nella sintesi è assolutamente esatta. Transitando hanno visto una delle solite azioni in atto, cioè copertura delle telecamere e imbrattamento della sede. Sono intervenuti per cercare di identificare le due persone, però sono stati anche molto veloci questi due soggetti, che poi erano due donne, a far correre in aiuto insomma i loro compagni, e quindi in un attimo una trentina si sono materializzati e hanno, diciamo, dato l'assalto alla pattuglia, liberando chiaramente anche le due fermate. Ma non è, cioè, solo uno degli episodi. La gravità di quello che abbiamo noi denunciato non è per l'episodio in sé, per l'aggressione ai poliziotti, perché comunque sa nel rischio del nostro lavoro e possono succedere eventi anche più gravi, un intervento su rapina o altro, insomma. E il fatto che questo è solo l'ultimo di una serie di attacchi violenti che sta a testimoniare una assoluta consapevolezza di impunità da parte loro. Perché voi avete detto tra l'altro che in particolare Porta Palazzo, Barriera di Milano e Borgo Aurora sono diventati, uso le vostre parole, un immenso parco giochi per gli anarchici, è così? Sì, chiaramente la definizione è provocatoria, perché di gioco non c'è nulla in tutta questa situazione. I cittadini lo sanno, da qua al fondo di Barriera di Milano sono tutti consapevoli che quasi ogni notte ci sono scorribande di questi personaggi che danneggiano banche, uffici pubblici, sedi sindacali. Proprio qua vicino c'è lo sportello dell'ufficio immigrazione della questura, più volte, oltre all'imbrattamento e al danneggiamento, hanno fatto atti anche più gravi. Il mese scorso sono penetrati all'interno portando dei pneumatici, hanno dato fuoco alla centralina elettrica. Perché voi dite che c'è la sensazione quasi di impunità? Vabbè, questo è un dato di fatto, perché i soggetti sono straconosciuti da tutti quanti, sono gli stessi che partecipano in modo violento agli assalti al cantiere della TAV, provocano gli incidenti al corteo del 1° maggio, in altre manifestazioni, sono insomma i protagonisti di quella che è l'ala dura dell'antagonismo torinese.